tutti sappiamo che la squadra va completata soprattutto in attacco, lo sanno tutti, dalla sua età al magazziniere, per cui è una cosa che si sa, per cui non c'è nessun tipo di problema da questo punto di vista. E quindi insomma con molta tranquillità faremo tutto. È chiaro che prima arrivano meglio è, ovviamente, però il tempo per fare le cose per bene c'è. Mister, proprio ieri ha firmato il suo primo contratto da professionista Gennaro Borrelli. L'anno scorso con lei in primavera ha realizzato 22 reti. Sarà utile alla causa? Un ragazzo che ha molta voglia di fare, un ragazzo che non ha paura di niente. È chiaro che insomma ha bisogno appunto di tempo, ha voglia di fare, ci mancherebbe altro, però insomma mi auguro sia un giocatore che possa regalare qualcosina a Pescara, però ovviamente c'è bisogno di molto tempo. Questi primi 3 giorni di conoscenza come sono stati? Una cosa che gli ho detto, che non ho segreti, è che di sicuro avrebbero visto tutti i miei difetti, perché questo era per fargli capire che io sarò me stesso, con pregi e difetti, e quindi una cosa che mi piacerà fare con loro, appunto, avere un bel dialogo, perché chiaramente non è che passando da una poltrona all'altra io cambio, è normale che io devo essere sempre me stesso. È chiaro che il mio ruolo comunque mi impone di fare scelte, di fare valutazioni, perché quello comunque è il mio ruolo, ma comunque non snaturandomi, perché diventando un'altra persona poi andrei in difficoltà. Galano e i nuovi, ci ha parlato, e come sarà il suo Pescara tatticamente? Non ho parlato con nessuno, mi piace appunto vedere un po' questi ragazzi anche tra di loro, come si comportano eccetera. Insomma, Galano è un giocatore forte, un giocatore che ha delle qualità ben definite, il ruolo comunque è un giocatore che ama partire da quella zona di campo, insomma a piede invertito, però è un giocatore che può fare anche la seconda punta, quindi è un giocatore che ha qualche qualità, i giocatori di qualità non sono mai un problema. Vorrei giocare un po' più col pallone, invece dovrebbe avere un po' più il dominio del gioco, però per far sì che questo avvenga ci vogliono comunque i giocatori adatti, per questo quando parlavamo anche inizialmente di avere giocatori di qualità, mi riferivo appunto a questo, per avere un pochettino di possesso pala, diciamo di dominio del gioco, se così si può dire, ci vogliono giocatori di qualità. Mi piacerà avere, se è possibile, il controllo più possibile della partita, questo sì. Uno sguardo anche agli altri reparti, a centrocampo c'è abbondanza e in difesa? L'abbondanza chiaramente c'è, Brugman è il capitano, per cui in questo momento non possiamo parlare di quello che non succede. Tranquillo, motivato. Sì, Gas appunto rientra fra quelli con cui ho giocato, per cui è un ragazzo eccezionale, è il capitano della squadra, per cui non si discute. È chiaro, se dovesse andare via poi parleremo di qualcos'altro, ma in questo momento il problema non si pone. L'esterno sinistro noi ne abbiamo due, quindi abbiamo sia Di Saldo in questo momento che Del Grosso, per cui numericamente siamo a posto. E dietro chiaramente, se dovesse uscire un giocatore, magari chiederei sicuramente di pareggiare comunque a livello numerico i difensori centrali.